Ciao persone, bentornate a Senti che roba dal vostro Gilberto. La scorsa volta vi ho fatto ascoltare canzoni incentrate sull'uso della fisarmonica. Oggi, per la puntata 38, passiamo al pianoforte. Mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e commentate, fateci sapere le vostre impressioni. Iniziamo questo percorso tra i tasti bianchi e neri con un cantautore che a me fa venire i brividi. Gianni Salamone. Gianni Salamone, la mia verticalità. La mia verticalità è un concept album come se ne sentono pochi in questi anni frettolosi. L'album è fatto di 12 canzoni che vanno ascoltate nell'ordine stabilito per apprezzarle a pieno. Io qui ovviamente vi faccio sentire una canzone dal centro, quindi si capirà quel che si capirà, ma in generale accade spesso che non sia il cosa, ma il come a fare la differenza, come dice Niccolò Fabi. Non è cosa ma è come, è una questione di stile. Qui c'è cura nei testi e nella struttura musicale. Ad esempio, né Il mare sincero si parla di un uomo che ha sparato a un gabbiano e percepisce un senso di colpa. D'improvviso si trova nel punto di vista dell'animale. Il cambio del punto di vista è musicalmente rappresentato dal cambio della voce piena al falsetto. Questo è solo un esempio, ma tutto il disco è così, tutto il disco ha questa cura. Gianni Salamone è l'artista di cui abbiamo bisogno, adesso. E io vi faccio ascoltare il Immaginare Universi. Ci siamo persi da millenni, noi labirinti viventi, noi pianeti allo sbando in disarmonia. Tutta la vita ad aspettare qualcosa o qualcuno che ci insegna a plasmare energie. Ma io sì, io riparto da qui per ritornare dentro me. Io non mi voglio tradire mai più. E voi lasciatemi quassù a immaginare universi. I miei pensieri tu lo vedi, non son tracce nascoste, parole antiche dell'anima mia. Voglio tornare nel mio centro per essere come il vento che spazza neve e rimpianti, e poi il fiume del sole che scorre per me. Noi siamo esseri celesti, creatori divini, luci ed ombre amanti in armonia. Facciamo il giro di mondi, mari e deserti di stelle, assaporando silenzi e bellezze, e poi aria e poi vita e poi... Penso a quando i miei capelli alle
Sfogati col vento, riunivano i tramonti in rosse armonie. Torneremo dopo al pianoforte come accompagnatore, ma ora lo ascoltiamo da protagonista, grazie a Franco D'Andrea. Franco D'Andrea, Sketches from the 20th Century. Franco D'Andrea era uno di quegli artisti che avevo in mente di farvi ascoltare prima o poi, perché assieme a DJ Rocca, nel 2022, aveva fatto una cosa curiosa. Lui è un grande pianista e compositore. Il DJ è un DJ, e insieme hanno fatto una cosa strana. Non è come potete immaginarvi che il DJ abbia semplicemente messo su la base tuts, 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 e il pianista ci abbia improvvisato sopra. Entrambi erano alla pari, cioè anche il DJ improvvisava con la sua strumentazione, il pianista lo ascoltava e dialogava con improvvisazioni di risposta, l'altro rispondeva a sua volta e così via, cioè jazz per pianoforte e console, capite? Poi però D'Andrea mi ha anticipato e quest'anno è tornato con un altro esperimento interessante, l'album Sketches from the 20th Century, che mescola le due rivoluzioni musicali che hanno caratterizzato il Novecento, il jazz e la musica atonale. E allora vi faccio ascoltare un brano da questi, perché c'è tutta l'orchestra con gli arrangiamenti sviluppati da Edoardo Rocco e quindi ci sono tanti colori e per questo lo trovo assai intrigante. Yeah.
torniamo a una cantautrice accompagnata dal pianoforte, Alessia Toffoli. Alessia Toffoli è una giovanissima artista, cantante, autrice e studia anche regia cinematografica e sta muovendo i primi passi anche alla regia teatrale. Insomma, sfida se stessa e per questo mi piace. Ma parliamo di Primule. È una canzone d'amore, con i fiori, la luna, l'inverno e la primavera. Ma la struttura musicale mi ha sorpreso perché non ci sono strofe e ritornelli. È un unico tronco di parti messe in fila, diciamo parte A, B, C, D, eccetera, ripetuto interamente due volte. E così crea una sorta di tensione costante, un crescendo che da un po' non si sentiva in una canzone d'amore. Si sente il soul, Giorgia nelle corde, ma anche un po' di stile Disney, che io non disdegno quando è fatto bene. Basta parlare, eccovi, Primule. Cicatrici per risanare la mia anima ferita, hai portato la tua luce spegnendo il mio buio.
E concludiamo questo viaggio nel pianoforte nel 2022 con Francesco Cavestri. Francesco Cavestri, Early 17. Energia positiva, jazz e luminosità. Questi sono tre termini che mi vengono in mente ascoltando Early 17, esordio del pianista Francesco Cavestri. Classe 2003, ha già le idee molto chiare, oltre che una tecnica ben sviluppata, virtuosa ma per fortuna sempre al servizio dell'espressione. Uscito per la Intense Feel Records, il disco rispetta bene il nome di questa etichetta, Intense Emozioni. Non emozioni strappalacrime, per carità. Un altro tipo di emotività si potrebbe definire prurito, qualcosa di più soddisfacente a livello interiore. Senti che roba, 38 finisce qui. Se volete leggere le recensioni integrali di Franco D'Andrea e Francesco Cavestri, le trovate su www.musicmap.it, mentre la recensione a Gianni Salamone è su www.blogdelamusica.eu. Alessia Toffoli invece è solo qui, perché l'ho scoperta da solo. Seguitela sui social. Io vi aspetto qui martedì prossimo per una puntata dove si balla, intitolata Voglio vederti danzare.